ma che so? So capocci. È meglio che ve ci abituate. A Roma Arboia taglia capocce come cocomeri al mercato. Ma è terribile! C'è sempre da fare, sto figlio della mignotta. Andiamo, su, su, giù! Vignarolo di Frascati, ho portato il vino per i fornitori da retro. Momento, aspetta. Io la famiglia mia conoscevo Don Argante da quando è nato. Sono venuto pure con mio fioco piccolo per potergli far vedere. Che ce frega? Don Argante non vede nessuno e non riceve nessuno. Lo sa che Don Argante è malato. Davvero? È ammalato. È ammalato. È ammalato. Allora come scarico e poi riparo. Ecco, bravo, scarica e sì, parte. Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam, tonobis respicias peccata mea, set fidem ecclesia tue, e anque secundam voluntatis tua pacificare, coordinare digneris, qui vivis e regnas Deo per omnia secola seculorum. Amen. Pax tecum, in nomine ti domini, Dominus vobiscum. Salute, Don Argante. Oremus, Santo Spiritus Domine, corda nostra. Ah, come respiro con sti fumi? Me s'apre tutto, me s'apre. Oremus a Dominus, mortacci loro me sparano. Grazie a Dio sto peggio stamattina. Ah, come Dominus sto bene, vanno sto male. Ed ego spirito e benedico vostri in nomine Patris. In nome dei padri, e te figlio, e te spirito di santi. Amen. Vai in pace, figliolo. Ma in pace in dove? Se vuoi stare in pace, devi stare a casa tua. E per stare a casa, te devi sentire male. Beato voi, qui state al sicuro. Io invece più sparano e più devo stare in mezzo a loro. Ma chi te l'ha detto? Finita la messa, ritorna al convento. Che va a rompere i coglioni alla gente? È la mia una vocazione, Don Argante. Eppure la mia vocazione. Deve stare male. Chi mi muove da sto letto? Manco quelli con le cannonate. Thank you.
Ammazza, che botta! Questa è scoppiata qui sotto. Ma che succede là fuori? Malato che può pure morire. Ma che tesori, Fra Narcì, cerca Medolina, va! Eccomi, eccomi! Eccomi, ma sentite questo, mi dice eccomi. Che c'è? Ma come che c'è? Brutta schifa servaccia infame. Sto a suonare tutte le campane di Roma, tu arrivi e mi dici che c'è. Ma come, ho fatto tutta una corsa, sono pure inciampata per scale. Devo essere tutta un livido. Guardate, guardate pure. Com'è? Buona. È buona sì. Ah, oh, Fra Narcì, ma che sta a dire? Guarda te ci faccio più venire di messa qui, sa. Ma che dite, don Argante, avete capito male? No, no, ho capito bene, hai detto buona, mo te devi andare a confessare, brutto zozzo. Ma che t'allisci, che t'accarezzi quella cosciona? Tira giù le mutande, ma non lo vedi che quello sta a guardare? Ah, oh, Fra Narcì, ma te ne vuoi andare? Subito, don Argante, pace bene. Ma non lo vedi che appena te muovi combini una porcheria? E che, mi avete mandato a chiamare per dirmi questo? Shhh, io ti chiamo per dirti tutto quello che mi pare. Avanti, che me dovete dire? Che te devo dire? E che ne so? Ah, ma come, c'è stato uno scoppio da fine del mondo, stava a casca a casa. Ma se posso sapere che è successo? Ma niente, la gente dice che sono stati dei briganti che hanno assalito le guardie papaline. E mi dici niente, i briganti? Ma mi arrivano fino sotto casa mia. Ormai Roma è diventato solo questo, briganti e mignotti. I briganti, dicevo, capirai, fino al centro di Roma arrivano quelli. Stizzozzi, porca mignotta. Tonina! Eccomi, sto qua. È la fine del mondo, la gente c'ha paura, non può più uscire da casa. Eh no, la gente esce, escono tutti. Sì. Siete soltanto voi che volete restare chiuso in casa. Sì, sì. Ma di che ci avete paura? Eh? Tanto ci pensa la guardia della giustizia a ammazzarli tutti. L'hanno ammazzati? Purtroppo c'è stato un morto, gli altri si sono dati a fuggi. Ecco, questa è una letterina che vi manda il dottor Prugone. Meno male, la notizia che mi fa piacere. Dammi qua, fammi legge. Ando stanno occhiali? Dove volete che siano? Stanno nel Ginè, al solito posto. Chi l'ha portata la letterina, ecco, il dottor Prugone? Eh no, quello quando manda la letterina non si presenta mai. Quando vi è da voi, è solo per farvi il cristere. E il cristere mi deve fare, che mi fa bene, addolcisce le viscere, mi pulisce lo stomaco, lui mi cura. Ne vede un po', sta sempre in mezzo. Dammo occhiali, dove stanno occhiali? Stanno qua, nel Ginè. Fammi vedere, fammi leggere. Vediamo che mi scrive il dottor Prugone. Alla signoria vostra illustrissima, invio la seguente nota. In data 1° aprile, praticato un piccolo cristere. Insinuativo, preparatorio, demoliente per ammorbidire, umettare, rinfrescare le viscere di sua signoria. 30 sorti. Ma che è matto questo? 10 sorti. 10 sorti. Nella stessa data un altro cristere, questo è detergente con doppia dose di cattolico, rabarbaro e cassia. Per sgombrare le viscere di sua signoria, ricordare, mo ricordo sì, pure orecchia mi ha fatto uscire del retano. 30 sordi, aridaia costi 30. Famo 10. Tonina. Tonina. Che c'è? Che chiudi? Che sta a fare? Era per non farvi prendere freddo. Schifosissima serva, ma che te ne frega a te della salute mia? Ma che dite, don Argante? Che dico? Come che dico? Guarda qui che bella letterina che mi hai dato. Guarda che nota lunga dei cristeri mi ha inviato il dottor Prugone. A proposito, stamattina hai controllato la cacca del tuo padroncino? Io con la cacca del mio padroncino non ci voglio entrare. Visto che il dottor Prugone che ci guadagna, che ce lo metta lui il naso dentro. Che mette? Ecco che mette il dottor Prugone, solo soldi, guarda se qui. Se tutti i soldi che date ai dottori li buttaste, guarda, dalla finestra, no. Sa quanta povera gente fareste felice. Che gente? Ma di che gente parli? Proprio tu! Che non c'hai anima, non c'hai cuore. Tu, che al posto del cuore c'hai una zinna dura. Ammazzo me dura, oh. Ma don Argà. Che vuoi? Sei una bestia ignorante. Tu non c'hai la sensibilità di capire certe cose. Tu non ti sei mai voluta raffinare. Già, invece voi. Io che? No, dicevo, voi sì che siete raffinato, con ste scoregge. Sì?
Sono raffinato, ignorante, che non sai leggere. Flautolenze, hai capito che cosa sono? Leggi cosa dice il dottor Purgone. Flautolenze, no scoregge. Quello le chiama così perché ve le fa pagare 40 sordi l'una. Dove? Ma che dici? Fammi vedere. Leggete. Fammi vedere. Ma che ha messo un conto pure di scoregge? Leggete qua. Dove? Le flautolenze di sua signoria, 40 sordi. Ecco, e mo' sono 80 sordi. Spia, spia. Sei una spia malefica. Ma che discuti di medicina con me? Stai sempre bene, sei bianca, rossa, tosta come un animale. Non puoi star male tu. Solo i signori si possono permettere di essere ammalati. A rifammi il letto mentre io vado in cesso. Rifammelo bello, morbido, soffice, che io verifico. La medicina, vedi? Torino, è stata inventata per i ricchi. Per me? Chi è? Chi è entrato? Sono io, sono vostra figlia Angelica, padre. Ah, brava Angelica che sei venuta. Statemi tutti vicino in questi momenti. Non te ne andai, che dovevo parlare. Ma certo, sarò felice di attendervi, padre. C'è Claudio ferito. Sì, l'ho visto, ma si può sapere che è successo? Stava con quei suoi amici. Hanno attentato un pezzo grosso dell'Inquisizione che passava in Berlina. Gli sbirri l'hanno sciabolato e... Che? Che ve se la di? Che dite, oh? Eh? Niente, padrone, pregavamo per voi che ve vada tutto bene. Sì, è così, padre. E qui non è così, qui non va bene per niente. Ma si può sapere che si è messo in testa Claudio? Perché va in giro con quei mascalzoni? È ricco, di buona famiglia. Quelli non c'hanno niente da perdere, ma lui... Sì, sì, lo so, ma non ascolta nessuno. Adesso è ferito, che devo fa? Fuori, pieno di sbirri. Portalo su in soffitta e dopo vediamo. Don Argante? Padre? Che? È andato tutto bene? No. È andata bene, no? Molta flautolenza e poca consistenza. Ando sta Angelica? Sta qua. Angelica cara, brava figlia mia, vieni. Vieni che ti devo dire una cosa. Lo sai che è stata chiesta la tua mano? La sua mano? Sì. Che vuoi tu? Da che te picci? Ma te ne vuoi andà? Risponde lei. Io parlo con mia figlia. Lo sai che mia moglie, la tua matrigna, te vuoi mandare in convento a fatte monaca? Lo so. Ah, lo sai? Avrà le sue ragioni. C'ha sì le ragioni. Però io le ho detto di no. No. E t'ho promesso in moglie. Io non conosco questo giovane, ma mi hanno assicurato che mi piacerà. E piacerà anche a te. Anche a me? Sì. Bene. E come si chiama il mio promesso sposo? E come si chiama? Oddio madonna, io non me lo ricordo. Come si... Ah, Claudio! Si chiama Claudio. Claudio. Claudio, Claudio. Sì, sì, si chiama Claudio. Claudio ha chiesto la mia mano? Sì. Non me l'aveva detto. E come te lo diceva, scusa? Se non lo conosci, mica lo conosci. Che lo conosci? Sì. Sì? Mm-hmm. Sì, padre. Dal momento che il vostro senso mi autorizza ad aprire il mio cuore, io vi confesso che già da tempo lo amo. Ma davvero? Brava. Allora se stanno così le cose, mi hanno detto che è pure ricco. Sì. Di bella statura. Sì, padre. Un bravo giovane, giudizioso, di buona famiglia, un bel nome. Sì, sì. Non so quanti anni ha, ma mi hanno detto che è già molto affermato per la sua età. Come affermato? Claudio è ancora studente. È studente? Sì. Ma come, laureato in medicina? Come laureato in medicina? È dottore, no? No. Sì. No. È dottore. No, Claudio non è dottore. Sì. No, 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 Claudio non è dottore. Non è dottore? Chi vi ha detto che è dottore? E chi mo doveva dire? Dottor Furgone, suo nipote. Ah, suo nipote? E certo, lui è il figlio di una sorella che ha sposato a Napoli un altro dottore, il dottor Anzalone. Sì, evidentemente stavamo parlando di due diverse persone. No, evidentemente stavamo parlando della stessa persona. Il nipote del dottor Furgone, che è il figlio del dottor Anzalone e del giovane che tu sposerai, senza discussioni. Allora, se proprio volete evitare discussioni, concedetemi di ritirarmi. E fai tu! Mi ritiro, padre. Tanto non potrete mai obbligarmi a sposare una persona che avete scelto voi. L'ho scelto io perché è l'uomo che tu sposerai. E io vi dico che non lo sposerò mai. No? Tu sposerai Claudio oppure io le mando dritto a fatte monaca. E sia, meglio sposa di Gesù. Sì. E Gesù? E chi è? Ma insomma me volete far morire? A nessuno importa che io sto male. E a voi non importa la felicità di vostra figlia? Chi? Chi ha parlato? Ando sta?
Sor Calefogna, dove stai? Nel vostro cesso. Ush. E adesso, ditemi un po', che motivi avete per far sto matrimonio, eh? Che motivi? Come che motivi? Potrei avere un genero dottore, col padre dottore, con lo zio dottore, tutti i dottori, e ce devo riuscire! Ah! Ma è Angelica che si deve sposare, mica voi. E siccome lei non è ammalata, perché mai deve sposare un medico che non ama? Ma schifosissima serva, ma un medico non si ama, un medico si sposa. E se lei fosse una buona figlia, sposerebbe il medico per far curare papà! Ma a letto con il medico ci deve andare lei, mica papà. E io la conosco bene, Angelica. Sì, eppure io la conosco. E la manda a far male che se non obbedisce a papà. Voi non lo farete. Sì. No. Sì. No. Sì. E chi mi impedisce? Voi stesso. Io vi conosco. Siete d'animo nobile e generoso. Ma chi conosci? Serva malefica, chi conosci? Io sono malato, ma solo una cosa ho in buona salute. La cattiveria. No. Sì. No. Sì. No, don Argan. Voi non siete né cattivo né malato. Si vede dal vostro sguardo. Io lo vedo. Voi no. Io no. Io lo vedo. E come non lo vedo? E mo chi è? Sono io, caro. Ah, Lucrezia, cara. Sei tu? Brava che sei venuta da Argante tuo. Vieni, mogliettina mia, stammi vicino. Non mi lasciare mai solo. Lo vedi che me fanno, sti malefici? Ma che succede, maritino mio? E che succede? Cominciano la mattina del buon'ora a farmi agitare. Calma, ti fringo il laccio mio tanto ammalato. Ora c'è qui la tua Lucrezia che pensa solo a te e ti mette nel tuo grande lettone. E resto qui, vicino vicino, perché nessuno ti possa disturbare. Ecco, brava. Tonina, aiutami. Mettiamo sul trono il mio re. E mettemolo sul trono? Sì, mettetemi sul trono. Ah, così è bella far il malato. Il malato deve essere curato, amato, vezzeggiato, rispettato, accarezzato, coccolato. Tonina, fai quello che ti dico. Sì, signora, comandate. Vattene via. Va bene, signora. E su, resto io col mio dolce consorte. Maestà? Sì, vattene via. E non mi venite più a disturbare. Lasciatemi solo con la mia dolce consorte. Quanto sei bello. Che? Quanto sei bello. Ma che cazzo dici, Lucre? Io sono malato, sono distrutto dalla malattia e tu mi vedi bello, Lucre? Sì, Argante, sei bello anche se sei malato. E le tue membra si sono assopite e non si sollevano più. Lo so, con tutti sti cristalli che mi fanno, per forza mi sono assopito. Però, Lucre, stamattina mi sento diverso. Sarà che mi hai detto bello. Sarà sto profumo di primavera. Sarà sto coscione qui vicino. Sarà pure che è tanto tempo che non dormi più con me da quando sono malato, ma... Certo che molto. A me mi ha preso una smania. Lucre, picchete sotto. Hai visto mai che bello che è malato? Me se risollevano le membra, via, picchete, Lucre, che te faccio un bel regalo. Argante! 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 Ma cosa dici, Argante? Che è successo? Io ti ringrazio, Argante, ma tentare uno sforzo fisico per adempiere al tuo dovere di marito mi fa piangere di gioia. Che dici, Lucre? Che sotto sforzo ci potevo rimanere? Certo. Io penso solo alla tua malattia. E se un giorno ci lasci per volare in cielo... Allora so cazzi, vedi? Sarà tua figlia l'erede di questa casa. Senza di te, Argante, resterò sola, la povera e abbandonata. Che sola abbandonata? Sei mia moglie, sei anche tu la padrona. Tutto quello che è mio è tuo. Il palazzo, le terre, gli ori. Sta roba è pure tua. In testamento? In testamento? Fai testamento? Sì. Mi fai piangere. E che te piagni, Lucre? Se dici che ce vo', chiameremo un notaio e io firmo il testamento. Chi è? Avanti. Chi è? Buongiorno, padre. Luigina. Vieni, cara. Cosa c'è, Luigina? Volevo annunciarvi che è giunto ora il notaio Mascarelli. Il notaio Mascarelli? E chi è? Che vuoi? Argante, ma non l'hai detto tu? Chiama un notaio e facciamo testamento. Sì, lo so, ma io ho detto a te, mica a lui. Questo è già arrivato. Che m'ha sentito? Ma Passerotto sarà venuto per altre ragioni. E che ragioni? A casa mia? Ma non lo so, sentiamo da lui. Luigina, corri, va a cercare il notaio. Aspetta, corri, corri. Amore, dove va? Ma che c'entra sto testamento? Lucre, io sono malato.
Ma mica sto per morire. Venite, notaro. Donna Argante, sono il notaro Mascarelli. Vi porgo i miei saluti. Buongiorno, notaro Mascarelli. A che devo questa vostra visita? A voi e alla vostra malattia, donna Argante. Vi ringrazio del vostro interessamento. Come vi sentite? È male. Bene. Grazie. E di che? C'è un antico motto. Malato in casa, notaro bussa al suo portone. Lo conoscevate? Io no. Io non l'ho mai sentito. Tu, Lucre? No. Ma è bello, mi piace, è antico. Suona bene. Sì, suona bene. Com'è? Malato in casa, notaro bussa al suo portone. Scusate, notaro, ma voi com'è che avete bussato al mio portone? È curioso. Ma voi ci siete venuto e ci hanno mannato, perché noi non vi avevamo chiamato. Io stavo qui parlando con mia moglie e le stavo dicendo, è bene che tu sappia che tutto quello che è mio è anche tuo. E lei mi fa, ma lo metti in testamento? Va bene, dico io, chiamami al notaro. E poi sei arrivato. Ma allora lo fai il testamento? Lo devo fare, Lucre? Non chiedermi niente. Fallo se vuoi, ma non farmi più soffrire. Ma vedi come fa? Prima dice che vuol il testamento e poi si mette a piangere. Sono lacrime di gioia, donna Argante. Sì, eh? Ella vi ama ed è felice di aver avuto per marito un uomo tanto nobile e generoso. Vuota le tue tasche, oh uomo, e riempi il tuo spirito. Tu impoverisci, ma la tua anima si arricchirà di luce eterna. No, io non mi voglio arricchire di luce eterna. Notaro, a me mi basta quello che c'ho. Voi avete molto, donna Argante. Siete un malato eccezionale e noi tutti vi ricorderemo con grande ammirazione. Grazie. Quello che non capisco è come fate ad avere tanto coraggio. De che? Pensare di morire e non avere paura della morte. Ma che sta a dire? Per carità, se io penso di morire mi cago sotto dalla paura. Com'è giusta. Com'è giusta questa vostra umana osservazione. Ed è per questo che tutti prima di morire fanno testamento. Voi lo farete. Voi lo farete? Voi lo farete. Ma che devo fare? Devo morire? Basta, notaro! Io non ne posso più di questo strazio. Se volete fare il testamento, fatelo! Ma fatelo subito, non torturatemi così! No, no, non te devi torturare, io non voglio fare il testamento. Lucre, io te voglio fare un regalino. Un regalino? C'è il notaio, vieni qua. No, 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 non andate, io devo parlare con mia moglie. Lucre, te voglio confidare un segreto. Io avevo messo da parte niente di meno che 20.000 scudi, più due ricevute da 3.000 scudi l'una. Ma davvero? Sì. Non l'ho mai saputo. Ebbene, lo vuoi sapere? L'avevo nascosto io qui, siccome sto male in caso di emergenza, ma poi l'avrei detto. Non avere segreti con la tua Lucrezia. Dimmi, Argante, quanti scudi mi hai detto che tieni nascosti? 20.000 scudi. E quelle ricevute di quant'è? 1.000 scudi l'una. Ma prima hai detto 3.000. Ho detto 3.000? Sì, 3.000. Ma chi è? Il notaro. E zitto. Oh, mi sono imbrogliato, non mi ricordo più di niente. Meno male che ci sei tu che mi ricordi tutto, Lucre. Sì, ma anche se mi regali tutto l'oro del mondo, esso non vale niente di fronte a te. Che vivo più? Sì, li accetterò, ma solo per farti piacere. Dove la tieni nascosta la roba? E sta nascosta qui, in camera. Allora scendi dal letto, notaro, aiutatemi. Vabbè, prego. Da bravo. Ecco il mio braccio. Eccolo questo. Sì, dammi il tuo braccio. Da bravo, andiamo. Ma il notaro. Mascarelli. Ah, sì, sì. Andiamo. Sì, andiamo. Andiamo. Sì, sì, andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Aspetta, oh. Ma dove andiamo? Ma come dove andiamo? Ma lo sai tu dove andiamo, no? No, io mi credevo che lo sapevate voi, ma avete portato qui de corsa. Ma dici? È lì. È lì. O è qui? Qui. È qui? Insomma, è qui o è lì, donna Argante? È qui o è lì? Ma dove? Ma lo devi dire tu dove li nascondi. Che gli scudi, Lucre? Sì, sì, gli scudi. Gli scudi? Ma lo sai che non me lo ricordo più? Ma come non se lo ricordo più? Non me lo ricordo, che me volete menare? Ma no. Ma che dici, amore mio? Io mi preoccupo per te. Sì. Ti stai dimenticando le cose. Che dici, Lucre? Mi sto creando. Don Argante, vogliamo fare testamento approfittando di questi ultimi sprazzi. Ammazzo questo! Me lo per forza fa morire, ma siccome io ancora campo, il testamento non lo faccio. Ho fatto bene. Ho capito che non c'è più bisogno di me. Ecco, l'hai capita? Don Argante. E no, che ho fatto? Non ho fatto niente. E perché?
tutto a posto, chiudi, va. Chi è? Sono io. Oh, sono tutta affannata. Non hai idea cosa ho fatto per venire sin quassù senza che nessuno mi vedesse. Oh. E leva sto pugnale. Sono stata fuori. È pieno di sbirri, stanno tutti a cercare te. C'hai notizie dell'altro? Sì. Due li hanno presi. Non parleranno. No, non parleranno, questo assicuro. Gli hanno già tagliato la testa. Ne valeva la pena? Eh? Due morti e tu in questo stato. E l'inquisitore? L'inquisitore? L'inquisitore è ferito. Sì, ma non ti illudere, se la caverà. E poi, anche se moriva, che cambiava? Arrivava un altro, magari pure peggio. Ma sta zitta, che ne vuoi sapere? Te sei una donna. Ah! Eppure ricca. Va buono, eroe. Anche tu sei ricco. Ma io non me ne vergogno. Cerco di aiutare la gente come posso, e tu lo sai. Ma che ne sai della gente? La vedi solo dall'alto delle tue finestre? Sì, può darsi. Ma dall'alto delle mie finestre, tieni qui. Ho capito che alla gente non interessano le vostre imprese. Anzi, gli mettono paura. Ma che dici? Sta fermo. Sai cosa vogliono loro, no? Vogliono pane, vogliono giustizia e vivere in pace. Ah sì, eh? Che giustizia è? Guarda intorno, da una parte il lusso e la prepotenza, dall'altra la miseria e la fame. Lo sai che i nipoti del Papa vivono come re, mentre i contadini loro muoiono destenti? Ce lo sai, sì o no? No, non lo so. Sono una donna io. E lo sai che quel puzzone del nipote del Papa c'ha almeno 100 persone al suo servizio, mentre i suoi braccianti muoiono di malaria nelle campagne? E tu mi vieni a parlare di giustizia? Ma calmo! Mi pare in proclama ad attaccare la statua del Pasquino. Ma tu ci credi davvero che la violenza può eliminare l'ingiustizia? Io? La violenza è un passo necessario per arrivare a un mondo più giusto. E come lo costruirete, questo mondo più giusto? Ci penseremo quando sarà il momento. Mosso stanco. Sei stanco, eh? Sì, vabbè, ho capito. Che hai capito? Ho capito che sei un... E che ti amo lo stesso. Sta fermo. Ci penso io. Don Argà? Ah, Donina, dove sta il padrone? E dove vuoi che sia? Don Argà? Don Argante? Lo sapete che è successo? No, e non voglio manco sapere. Che è successo? Hanno messo una bomba sotto il culo del Monsignore della Suprema Inquisizione. Ma te vuoi sta zitto? Ma chi ti ha chiesto niente? Lo sai che non voglio sapere quello che succede fuori? Quando è successo? Proprio qui vicino c'è una rivoluzione, guardi dappertutto, stanno a perquisire tutte le case per trovare sti briganti. Che porno, venire pure qua? No, qui non entra nessuno se non do il permesso io, manca il Papa in persona. Hai capito? E siccome il permesso io lo do, è meglio che non ce poi, manco lui. A proposito, giù ci stanno gli Anzaloni, quelli vanno salì? Sono già arrivati gli Anzaloni, schifosissimi servi, lo vedete come sto? Tonina, che fai con quel letto? Datemi la vestaglia quella bella! Chiamate mia figlia! Digli che venga subito qui! Ti poveracci d'Anzalone, sono venuto pure a piedi, sono venuti! Perché in carrozza a Roma non si circola più! È diventata tutta una cosa proprio te! Buona questa! Ah, stronzo capoccione! Ma che è sta polvere? Non lo sai che c'ho l'asma! Ma che me dai sto mito? Ecco, sbagliato! Tirata fuori! Don Argante, la vostra vestaglia, quella bella rossa! Eccola qua, bella rossa, ce l'ho! Oh, allora che faccio? Faccio salire Stanzaloni? Sì, vattene, mi mettono il mozzo con testa e fai salire i dottori. Ma sta ma dove sta la berretta mia? La berretta cinese, dove sta? Eccola qua, la berretta cinese. Come qua? Come sto? State proprio bene, Don Argà. Anzi, vi dovreste vestire sempre così, lo sapete? Chiama Angelica. Che venga subito. Via. Eccoli. Nello stressimo dottor Anzalone e suo figlio. Che ammazza. Bene. Noi siamo qui, don Argante illustre, mio figlio Claudio ed io, a testimoniarvi, oh signore, quanto siamo incantati per la grazia che ci fate ricevendoci. La grazia è tutta mia. E accomodatevi su queste grazie poltroncine. Ecco qua. Chi è? Grazie. Don Argante. Eh? Avete perduto qualcosa? E noi, il vostro figlio sta a cercare per terra. Che te sei perso? Che sta a cercare? Figlio, che no, cerca? Non cerca. Mi saluta. Mi saluta? Vi è chiesto un due. Grazie, caro. Basta. Ansia da adesso. Claudio? Claudio?
Sì, papà. Tirati su. Tirati su. Vieni avanti. Ecco, vieni. Fai il saluto al padre della sposa. Chi è il padre? Ma come chi è il padre? Il padre è lui. So io il padre. Consentitemi, o signore, di omaggiare e riverire in voi un secondo padre. Un secondo padre al quale mi sento più debitore che non al primo. Il primo mi ha generato, ma voi mi avete scelto. E questa scelta mi lega a voi con vincoli di devozione e di affetto superiori a quelli del padre mio carnale. Quegli mi ha accolto per volontà del fato. Voi mi accettate per bontà vostra. Ciò che ho avuto da colui è l'opera del suo corpo. Ma ciò che ricevo da voi è qualcosa di ben più prezioso. È la prova inconfutabile che un superiore sentimento elettivo si è instaurato all'interno della vostra corteccia cranica, coniugando armoniosamente la vostra benevolenza con la mia devozione. E quanto più le facoltà spirituali sono superiori a quelle corporali, e tanto più mi sento vostro debitore e tanto più considero preziosa questa futura filiazione per la quale oggi anticipatamente vi rendo umilissimi e rispettosissimi tributi di omaggio. Papà, dorme. Zitto, siedi. Russa. Don Argà. Padre? E so io il padre. Chi è? Sono io, Angelica. Ah, Angelica, vieni, vieni avanti, guarda chi c'è. Questo è Claudio, quello che ti dicevo io. Lo vedi? Ti piace? No, no, non si è perso niente, te sta a salutare. Oh, alzate un po', ti presento mia figlia. Madamigella, come dalla statua di Memnone si sprigionava un armonioso suono allorché la illuminavo i raggi del sole, così un dolce trasporto mi coglie allorché mi appare il sole delle vostre beltà. E come i naturalisti hanno osservato che il fiore detto eliotropo si rivolge continuamente all'astro diurno, così il mio cuore si rivolgerà sempre agli astri splendenti dei vostri adorabili occhi, apendo già l'area delle vostre grazie all'olocausto di questo cuore che non respira né ambisce altra gloria che quella di essere per tutta la vita il vostro umilissimo e fedelissimo servitore. E marito? Hai finito? Ha finito? Sì, sì, sì. Bello, eh? Hai sentito che discorso? Si sente che ha studiato da dottore? Se il medico è all'altezza dell'oratore, sarà per voi una grande fortuna essere curato da lui, padre mio. È una fortuna per voi avere un figlio così obbediente e rispettoso. Bravo, Claudio. Grazie, dite bene. Purtroppo a volte i figli si ribellano e hanno le loro opinioni. Sì. Ma lui mai. No. Ma proprio mai. Mai un'opinione personale. Anche mai? Da bambino non parlava mai. Mai che giocasse con gli altri. Non voleva neppure imparare a leggere, tanto che a 9 anni... distingueva malapena le lettere dell'alfabeto. Senta, non è così, figlioletto caro. Anzalo, dimmi la verità, ma siamo sicuri che è proprio laureato, è dottore? Come no? È dottore? Sì, eh. Claudio, esprimiti. Madamigella, col permesso del vostro signor padre, vorrei invitarvi ad assistere allo smembramento di una donna che farò nei prossimi giorni in ospedale. Sì, sì. Sarà un divertimento fantastico. La smembra? A chi smembra? Di una povera donna che curavo, sapete, ho molti clienti poveri. Sono accomodanti, non si lamentano mai. Invece, le persone ricche pretendono a tutti i costi che il dottore le guarisca. Pretendono? Che sfacciati! Come se fosse compito vostro farli guarire. Chi è costei? E ve lo dico io chi è, una bifolca ignorante che non sa quello che dice. No! Ha detto come meglio non si potrebbe! Sì. Gli sbagli del medico non sono mai a suo carico. Non sono mai sui. La colpa è sempre di chi vuole. Sentito? E con questo vi saluto. Come sai ste cose? Lo sanno tutti. E poi sono intelligente. Ah, bravo. Hai capito. Ah, vieni, vieni, Lucrezia, cara. Ti presenti il dottor Anzalone, Valenzo, sono medico di Napoli. Sono la vostra conoscenza. E lui, vedi, sto ragazzone, è coso, è promesso sposo di Angelica. Ma non avevamo deciso di mettere Angelica in convento? Avevamo deciso. Eh sì, è uguale, o vai in convento, sposa lui, la stessa cosa. Anzi, è meglio, lui è medico. Avanti, avanti, figliuoli, datevi la mano e giuratevi amore eterno. Padre, non precipitate le cose. Lasciateci almeno il tempo di conoscerci. Ma ci siamo già presentati prima, non ricorda? Lo senti, sei presentato. Stampo zitto. Padre,
Dica. Padre, vi supplico. Non obbligatemi a sposare un uomo che non amo. Ogni donna sposandosi ha un suo scopo. Non ti preoccupare. Io desidero un marito che amo, per farne il compagno della mia vita. Altre del matrimonio fanno una pura e semplice questione di interesse. Vorrei sapere a chi alludete con questo vostro discorso. A chi si sente colpita. Siete così stupida, carina, che non so come faccio a sopportarvi. Padre. Che c'è? Voi mi maritate ad un medico per avere in casa una persona sempre pronta a curarvi. E io mi rendo conto che nei vostri affetti vengo dopo ai clisteri e ai purganti. E questo non lo accetto. Quindi ho deciso di andarmene. Addio, col vostro permesso. Aspetta, non vai! Chi ti dà il permesso? Ferma lì! Senti quello che ti dico. O entro 4 giorni tu sposi Claudio o io ti mando in convento. Hai capito? Vieni qua! Papà, c'è andata. Papà, che facciamo? Ce ne andiamo? Me ne vado, signore? Aspetta, dove vai? Aspetta. Ma l'avete sentita? E l'ho sentita, sì. Dico, l'avete sentita? Ecco il premio che noi genitori riceviamo dai figli. Disprezzo, ribellione, ingratitudine. Dopo tutto quello che ho fatto per lei, tutto. I migliori maestri, la dottrina, la comunione, la cresima, un ambiente adeguato, amicizie elevate, tutto controllato da noi. Mai una parolaccia, mai una volgarità. Papà, hai sentito? Che? Ha sentito, è una scoreggina ogni tanto, che? Nessuno si è ribellato per una scoreggia. Chi si è ribellato? Nessuno. Ma per carità, comunque state tranquilli. Non vi preoccupate, ci penso io. Questo matrimonio lo faremo, ve lo garantisco. A me queste cose mi fanno sentire male, mi sento tutto agitato. Scusate, io sono malato. Anzi, non è per approfittare, ma... Sei il nostro dottorino, mio futuro genero, al quale poi io affiderò la mia salute. Mi facesse una visitina. Lugre, vieni qua, stammi vicino. Vieni a vedere che il nostro giovane dottore mi dà un'occhiatina. Su, da bravo, Claudio. Da un'occhiata a Don Argante. Ma l'ho già fatto, papà. L'ho già adocchiato. Sì. Hai visto? Zitto, zitto, Ma adocchiato. Che c'ho? Siete malato? Bravo. Vabbè, questo lo sapevamo, ma che c'ho? Non mi vuoi sentire? Dammi una palpatina. Hai visto quando mi arrabbio? Divento tutto rosso, il sangue mi va tutto in testa. Ma il sangue non circola, signore, il sangue è immobile. Il sangue è immobile? E allora com'è che divento tutto rosso? Non è sangue quello? No, è colore. È colore? Come colore? Sì, il malato stupisce il medico, lo guarisce. No, lo cura. Lo cura. Mannaggia, hai visto? E già io mi sono confuso con la rima. Perché dice il malato stupisce e il medico lo guarisce. No, lo cura. Lo cura. Sì, signore, ve lo dice il dottore. Che ne dite, Don Argante? Che dico? Beh, certo che il ragazzo ne date soddisfazioni, eh? Don Argante, se non volete sapere altro da noi, noi ci congediamo in attesa di... Andatevene adesso, eh? Riverisco a voi, signoria. Su, andiamo. Sì. Vieni su. Andiamo. Ma brutto disgraziato, idiota di un imbecille, hai rovinato tutto, il colore, il sangue immobile, il medico lo cura e me lo dice il dottore. Tiene! Brutto scemo! Ma papà, non è colpa mia, è colpa tua, con tutte le bombe in testa che mi dai! Mi sono rincoglionito! Ma sì, allora dai poi, te ne do dal culo! Chi è, beccate questo! Il sangue immobile! Ma anche quest'altro! Meno male, oh! Con sta fame che c'è San Giro, non ci potevo mica lamentare!
Alla salute di donna Lucrezia, che per tenerci tutti buoni e zitti ci rifila sta grazia di Dio. Sta zozzona infame! E quel poveraccio lassù che se crede di aver sposato una santa! Ma come no, Santa Rosalia del Peveri! Sì, a meglio zoccola dei trastieri! Aio! Eccomi, so qua! Oh, finalmente! Ah. Stavamo a morire di fame! È proprio vero! Ecco, da qua! Ho dovuto aspettare che tutti fossero a letto! Non potevo rischiare che qualcuno mi vedesse! Che hai portato? Ci avete fame, eh? Che? Buono, buono il pane. Innamorati e affamati. Quasi quasi vi invidio. Lo sai che tutti credono che te ne sia andata via per davvero? Anche mio padre? Non lo so. Però oggi è stato triste tutto il giorno. Forse pensava a te. Ma non gli è da retta, non lo vedi che cerca di fregarti? Tu non hai più niente che ti lega alla tua famiglia. Non essere ingiusto. Diglielo anche tu, Angelica. Tuo padre è un egoista, però te vuole bene. E io dimostra quanto io ho bene, facendogli sposare un imbecille soltanto per farsi riempire la pancia dei cristeri senza pagare. Sì o no? Claudio ha ragione. Sì, domani ce ne andiamo tutte e due. Quello che succede, succede. Mio padre ormai è un uomo perduto. Nel suo egoismo e nella follia della paura. No, non è vero. Non dovete di questo di lui. Io sono sicura che presto guarirà. Tu gli vuoi molto bene, vero? Vero? Meglio che ve lascio, va. Buonanotte, Tonina. Ah, che de merlo. Sei arrivato, eh? Ma dove sei stato? Sono due giorni che non te vedo. Come stai? Fermati un po' qui con me. Che? Hai fatto colazione? Magna, magna qualche cosa con me. Ti piace? Bravo, magni, eh? Non fai complimenti tu, eh? Senza chiedere permesso a nessuno. Arrivi in volo, deposi e magni. Tu non c'hai le preoccupazioni. Tu non c'hai famiglia. Con un po' di paglia te sei fatto il nido. Per vestito te lo sei trovato addosso quando sei venuto al mulo. Te sei trovato un amico che ti dà da mangiare. Lo sai che questa è casa tua, eh? Lo sai che qui stai bene, che io ti difendo dalle insidie. Ma ti ricordi quando sei arrivato in volo la prima volta, tanto tempo fa? Te sei posato lì sul davanzale. Hai guardato dentro, hai visto che c'ero io a letto malato, ti sei spaventato e sei volato via. Ti ricordi? Ma poi però ci hai ripensato, sei ritornato, ti sei avvicinato a me e mi hai fatto un fischio. Tu lo ricordi? Io pure ti ho fischiato. Ti è bastato quella te per capire. Sei rimasto qui e te ne sei più andato. E te chiamano Merlo a te? Ma Merli siamo noi che non capiamo un cazzo. Guarda come campiamo e se credemo più intelligenti di te, più civili di te invece di... E chi là, i senti? Si chiamano fratelli e fanno che scannasse l'uno con l'altro. Ma perché siamo venuti al mondo per viva sta maniera? Io mi ricordo quando ero piccolo, ero povero, non c'avevo niente. Ma volevo bene a tutti. Mi piaceva la gente. Correvo sempre in mezzo ai prati, all'aria aperta. Mangiavo come te. Mi piaceva tutto, mi pareva tutto buono. Poi mio padre si è messo in testa di diventare ricco. Si è comprata la terra dei Farnese. E che la ricchezza, sono venute le preoccupazioni. Morto lui. Mi è cascato tutto addosso a me. Ammazza il video che facevo sempre a combattere, a litigare con la gente. I cardinali, i fattori, gli amministratori, gli avvocati, i parenti, i ladri, i briganti. Così vivemmo noi, senza essere merli. E non c'è manco l'ali per volare.
No, aspetta, Mer, non te ne andare. Quando vai? Torna qua, non me lascia solo. Stavamo tanto bene insieme. Amico mio, non aver paura. Qui stai al sicuro, finché stai con me. Là fuori sì che c'è pericolo. Sta attenta, Merlo, che quelli sparano. Non te fidate nessuno. Vola alto, non te fermà. Certo che è proprio strano. Con tutte le terre che c'ha Don Argante, si compra tutto dal droghiere. È proprio da quello che io voglio parlare. Ma se non devo ricevere, sono 3 giorni dietro qui. È più facile parlare col Papa che con lui. Ci avete ragione. Adesso vado a vedere se vi può ricevere. E che mi ricevesse? Direi che i contadini stanno per venire qua a spaccare tutto. Eh già, i contadini sono tutti mascalzoni. Pugne verdacchie, cacao lordo di caratello. Mettilo lassù. Cannella, pepe di Fiandra, tutto qua, sora Cecì. Tiè, senti un po'. Assaggia se ti piace. Ti piace? Meno male che qualcuno se le magna. So prugne verdacchie queste. Una schifezza di niente. Don Argà! Don Argà! In cucina c'è il vostro fattore e amministratore. Lo potete ricevere? Ma che cazzo te strilli? Me vuoi far scoppiare il cervello? Ecco, lo vedi? Hai messo paura pure al merlo e mi eri scappato. Scusate, signore, io non volevo... Ma dai, strilla, sa, strilla con qua a boccaccia. Brutta biforca, non stai mica in campagna. Con chi ti credi a sta a parlare? Con la capra? Merlo, ma che vostro imbecille? Dice che è una cosa della massima importanza, se no non vi disturbava mica. E se no? E invece mi ha disturbato. Allora perché sto male io, se poi mi venite a disturbare? Dove sta l'amministratore? Ah, sta da mangiare, te pareva. Oh, ha detto Tonina che sua signoria sta di buon umore. Quindi potete salire. Era ora. Ecco, la salute. Ma dica a questo che dice niente. Oh, avete finito qua, sì. Questo è il capoccione, si serva sempre, si serva. E il cappello. Dammi, dammi. Se ci mo torno io. Oh, guarda che è pronto, eh. Buongiorno a voi, illustrissimo Don Argante. Ma che strillate? Volete fargli scoppiare il cervello? Sono contento di trovarvi alzato e di constatare che state molto meglio. Chi ti ha detto sta stronzata? Ma... Che gli ha detto tu? Io? Non mi permetterei mai di dare un'opinione senza la vostra autorizzazione. Allora perché questo dice sto meglio? Io sto male. Don Argante è malato. Beh, a me sembra che abbiate una buona cera. Lo senti e dice, c'è una buona cera. Una buona cera? Ma non vedete che colore da malato? Che c'hai da guardare? Che guarda questo? Ma che guardate? Don Argante dorme, mangia, beve come tutti quanti. Ma ciò non gli impedisce di essere malato. E certo. E che cazzo sta di tu, oh? Andiamo a parla, avanti. Sentiamo. Che me devi dire?
Purtroppo le vostre terre quest'anno non hanno reso niente. È proprio di questo che vedevo parlare, don Arcà. La terra non va bene, a meno che non mettiamo tutta la vostra proprietà a pascolo. A pascolo senza coltivazione? Solo bestie. Pieno di mosche e di zanzare. Tutto prato. Eh sì, l'erba cresce da sola, la pecora e l'abbacchio se la mangiano. Tanto col grano che ci fa? Serve solo a quei poveracci per farci il pane. Ammazza, che bella idea. E i contadini che dicono? Sì, che dicono i contadini? Che dicono i contadini? Che dicono i contadini? Niente, don Arcà, che devono dire? Niente. Eh già, se no so botte. Perché? Che gli è meni? Ma che gli è meno, don Arcà, ma bastano molti meno contadini. Anzi, col vostro permesso avrei pensato già di licenziarne un centinaro. Ah, oh, io non ti ho dato nessun permesso. Licenzia chi te pare. Basta non vieni qui a rompermi i coglioni con sti piagnistei, perché io sono malato. State tranquillo, non accadrà più, don Arcà. Se riesco a licenziare quella marmaglia, tutto tornerà come prima. È solo che quelli non ci vanno sta. Quando vieni qua a casa a discutere con voi. Fermate un po'. Che avete fatto? Che per fare venire a casa i contadini? Io non voglio vedere nessuno. Chi vi ha discuto con me? Oh, io non conosco più nessuno. Non discuto più con nessuno, io devo stare tranquillo. Se no che sto malato a fa? Lo sappiamo tutti che siete malati e volete stare tranquillo. Ma se questo animale li licenzia, con che campano i contadini? Già, con che campano i contadini? Con che campano i contadini? Con che campano i contadini? Ma che me frega con che campano? Per me vorrò pure morire. Ah sì? Sono 50 anni che lavorano come bestie cercando di servire onestamente il loro padrone e invece fanno ingrassare un animale come voi. E voi che fate? Perdete qualche scudo, li cacciate via e dite che possono pure morire? E poi ve lamentate che a Roma non si può più andare in giro per strada che sono piene di mignotte e dei zozzoni. E non dovete aver paura dei briganti che sparano in testa a chi li vanno a far morire di fame. Ah, vogliono venire qua i contadini? E che vengano pure da Don Argante, che glielo dico io chi è il vero, il solo, l'unico responsabile. Tu non dici un cazzo a nessuno, perché io vi accarcio il culo. La caccio via tutti da casa mia, avete capito? Oh, manco male. Stare calmo, non va via, se no vi sentite male. Sta maledetta serva è amica di quei luridi contadini che noi cacceremo dalla nostra terra. Abbiamo detto abbacchi? E che abbacchi siano? Don Arcante, i miei omaggi. Che omaggi? Aspetta! Ma che fai? Alzi pure la voce. Ma chi te crede se sei in bifolco? E vieni a far padrone a casa mia. Abbiamo detto. Ma chi ha detto? So io che lo devo dire. E se ti dicessi che voglio pure il grano? Ma come il grano? Sì, il grano. È bello il grano, mi piace. È bello guardarlo. Quando c'è il vento sembra un mare d'oro. Io poi ci ho vissuto in mezzo al grano, ci ho fatto di tutto, le corse, i caprioli, l'amore. So ricordi questi che anche quando uno sta male non si possono cancellare. Fa come ti dico. Metà grano e il resto abbacchi. Ho deciso. Vattene adesso, va. No, non di niente. Non voglio più discutere con te. Vattene via, va, vattene. Non te posso più sentire. Don Argante, riferisco. Che? Il gilet? Sì. Grazie. E grazie di che? Di quello che avete detto. È così bello sentirvi parlare così ogni tanto. Sembrate un altro. Chi te sembra? Il mio grande padrone, che io so fiera di servire. Comandatemi, don Argà. Vieni, portami a piscia, va. Se volete salire, sua signoria vi aspetta. Trogladino, già, faccio più. Avete dimenticato niente? No! Cretini! Venite! E allora io vado? No, lo credo. Resta qui, non piano. Lo vedi. Buongiorno, dottor Pulgone. Sono felice di vedervi. Sì? Ecco, questo è il momento più bello della giornata. Mi sento sicuro. Eccomi qua, donna Lucrezia. Permettetemi di porgere i nostri rispettosi saluti a voi e al nostro illustre malato.
Siamo felici di vedervi, signori. La vostra presenza è di gran conforto per aiutarci a vivere, vero tesoro? Sì, ancora non sono morto io. Ma cadete, per carità! Non solo non siete morto, ma mi sembrate molto migliorato. Sì. Sì. Io mi sento tale e quale come la prima volta che sono entrato dentro a sto letto. Sono sempre lo stesso. L'importante per me è essere malato. Andiamo su, ve ne state qui beatamente nel vostro letto, nella vostra bella casa, con l'assistenza amorosa della vostra bella e fedele moglie, l'affetto delle vostre belle figliuole e la vostra magnifica malattia che vi protegge e vi tiene lontano da mali peggiori, credete, peggiori. Lo senti, Lugre, che dice il dottor Pulgone? Che ci sono mali molto peggiori dalla malattia. Perciò faccio bene io a sta casa affarmato. Certo, tesoro, stai tranquillo. Che c'è la tua Lucrezia che veglia su di te. Grazie, amore mio. Tu stammi sempre vicino. Che a essere malato ci penso io. Malato sì, don Argante, però prometteteci almeno di non morire senza la prescrizione del medico. Ma perché ridete? A me quello che ha detto mi fa per niente ridere. È un peccato, don Argante, perché una buona risata vale più di una medicina. Vediamo un po' se io ci riesco. Guardatemi bene. Sì. Dai, dagli gli occhi. Sì. Beh, non ridete? No. Ma sforzati, amore. Amore mio, non mi feriti. Niente di male. Poi non mi posso sforzare. Mi viene la flautolenza. Bravo, avete già imparato flautolenza? Allora avete ricevuto la mia piccola nota. Sì, l'ho ricevuta la piccola nota. Dopo ne parliamo, dottor Spurgone. Certo che ne parliamo. Mi fa una bella visitina adesso? Oh, sicuro che facciamo una bella visitina. Siamo pagati per questo, no? Su, da bravo. Io no, su. State calmo. Su. Che c'è? Ecco l'ostruzione. Respirazione affannosa. L'aria fa pressione, non trova lo sbocco, cerca l'uscita. La cerca e non la trova ed esce... Dal culo. Ma bravo, vedo che avete capito tutto il procedimento. Ecco qua la betonica. Riflesso peccante, poca scrofularia. Poca scrofularia, lo vedo. No, zitto, questo lo dico io, Sì, sì. Essenza di scrofularia, tre gocce. Essenza di scrofularia, ecco voi. Lo vedo, le sto contando. Sì, sì. Oh, vediamo in basso. Sì. Dove? E sento anche una sottile indecisione dei battiti del cuore. Si sente? Altro che... Il cuore mio, Lugre. Sentite? Una odorosa. Ma ascoltatemi bene, adesso spiego. I vapori sanguigni passano dalla sinistra, dove è il fegato, alla destra, dove è il cuore. Cercate di capirmi. Accade così che il polmone, che noi in latino chiamiamo... Una lacrima in calice. Una lacrima in calice. Una lacrima in calice. Detta in ebraico, cubile. Quindi, o sambadus nequieris, potarimus quipsia, cabricia milus, otanimus cubile. Io ho esplicato. Voi avete capito? No, niente. Voi più esplicate, meno capisco io. Scusate l'ignoranza. L'ignoranza del paziente è il segreto del nostro mestiere. Certo, se no, dottor Pulgone, come fareste sto mestiere? Eh già. Però io ho sempre saputo che il cuore sta a sinistra e il fegato sta a destra. Oh, sì, certo, una volta era così, ma poi abbiamo modificato tutto. Sì. E ora applichiamo la medicina con un metodo completamente opposto, per il rinnovo del malato. Allora io mi devo rinnovare? Ah, sì, assolutamente. Ma a me mi fa impressione. No, non vi dovete impressionare. Ma io c'ho il cuore a sinistra. E si sposterà naturalmente, basterà seguire la terapia prescritta. Sì, e me si sposta da solo. Certo. E che terapia devo seguire? Un bel clistere. E vedrete che risultati. Sono pronto. Anch'io sono pronto, vengo. Tanto mi piace questo momento. Vince, toglimi il gilet. Ecco. Venite. Grazie, caro. Andiamo. Voi vai. Non potete immaginare quanto godo su sta carrozzella. Sono felice come un pupo. Statemi vicino durante la funzione. Ecco, fermo da qua. Dice. La babuscia. La babuscia. Tieni.
I guanti. E i guanti. Prendiamo posizione? Certo, prendiamo posizione. Ecco, mio caro. Ecco la posizione. Don Argante, opro? Opri? Ah. Inclinazione del deretano corretta? Optimus. È Optimus? Vince, io non capisco mai quando va bene e quando va male. Che la testa prima fai sì, poi fai no. Con permesso? No, e mo chi è? Che vuoi? Scusate, don Argà, c'è qui la vostra figliastra Luigina che chiede il permesso di assistere alla solenne funzione. Può entrare? Può entrare, che dite? Può, deve entrare. Vieni, Luigina, vieni a vedere papà. Vieni a vedere papà. Vai, Luigina, vai a vedere papà. Sì, vieni a vedere papà. Io mi felicito, bambina mia, che assistiate alla cerimonia del nostro grande malato. Io invece, se permettete, siccome questa funzione l'ho vista tante volte, me ne vado perché c'ho tanto da fa. Vado, don Argà? Sì, e vattene. Chi t'ha chiamato? Se l'hai già vista. Unguento degli angeli per introduzione. Unguento degli angeli per introduzione. Il primo o il secondo bottone? Il secondo bottone. Il secondo? Penetrato. Sì. Non l'avete sentito? No, niente. Com'è? Strano, eppure ve lo ha già infilato. Bravo, eh? E io me lo faccio infilare sempre da te. Bontà vostra. Mia, bontà tua. Mm-hmm. E non ho sentito niente. Niente. Mm-hmm. No, niente. Ancora un momentino ed è finito. Quest'oggi ne abbiamo somministrato un litro intero. Davvero? È molto, dottore? No, non è molto. Ammazzolo come brucia. Ah, questo prova che il liquido fa effetto. E voilà. È uscito. Comincia a fare effetto. Si sente? Malso, dottor Purgone? Oh, un po' di pazienza. Se le sostanze medicamentose non hanno il tempo di entrare in contatto con le pareti interne, la spesa è inutile. Sono già entrato in contatto. E va bene, allora. Mi sento tutto bruciato. Ma certo deve bruciare. Più brucia è più efficace. Efficace, sì. C'ho l'inferno dentro. Oh. C'ho le fiamme là da fuoco. Oh, bisogna resistere. Non la faccio più. Dovete resistere. Non la faccio più. Resisto. Dottor Purgone, non resisto. Non resisto più. Dovete resistere. Resistete. Resistete. Resistete.
piano piano. Sì, andava adagio qua. Sì. Strano. Ma non avete dimenticato niente? Oh no, abbiamo messo tutto. Anche di più. Ah. Hai bisogno di qualcosa, caro? Bene, caro. Come ti senti? Come ti senti? Come mi sento? Mi sono svuotato tutto, pure l'anima. Dottor Pulgone. Sono qua. Aveva ragione, sa? Il cuore me lo sento a destra. Siete sicuro? Shh. Non me lo sento più di qua. Vi siete rinnovato? Sì. Sono rinnovato. Acchiappami, Vincenzo. Eccolo, vede? Vado giù. Andiamo, Vince. Piano piano. Non vi sentite più leggero? Non mi sento proprio più, dottor Pulgone. Sono attratto dalla terra. Bene. Che mi fate? Ah, eccola, la mia poltrona. Ah, grazie, Vince. Ah, com'è bello. Sono un fiore. Andatevene che adesso dormo. Lasciatemi sognare. Ah. Sì, andiamoci nel vigilio. Signora. Signora. No, felice voi, donna Argante, che potete rimanere tranquillo a casa vostra, coccolato, curato, sorvegliato. Sì. Che bella malattia la vostra, sì, sì, che vi lascia a riposo. Io invece devo correre tutto il giorno in mezzo ai pericoli. Sì, sì. Chi è ammalato come voi, in fondo è fortunato. Oggigiorno la malattia è un regalo. E la Chiesa ha un bel promettere l'inferno ai malvagi. Oggi la gente non c'ha più paura, sapete? No. In strada non si può più uscire se non col cacafuoco. Tutti ladri, briganti e mignotte. Sì, 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 sì. 11.000 mignotte per 60.000 sì, 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 abitanti. Questa è la Roma d'oggi, capite? Ma don Argante lo sa, lo sa. E ora se volete gentilmente saldare il conto del mese passato... Certo. Dorme. Che faccio, lo sveglio? No. Meglio che andate via, andiamo. Ma non vedete che sta dormendo? Dopo tutto quello che gli fate, pure i soldi volete. Ma come osi parlarmi in questo tono? Via! Oh, andatevene via! Non andate, non c'ho più bisogno. Dottor Pulgone, non toccarmi! Sono l'illustrissimo dottor Pulgone! Chi se ne frega! È un'ingiuria gravissima questa! Chi è? Portate via sta mascherata! Cosa? Che pure aiuto! Sei la minnona! Sto! Porta
Camilla. Ma sarà, non aspettiamo nessuno. Chi è? Oddio! Sei inchiappata, sei diventata grande. Adesso sto qui a chiedere pane e giustizia per noi e per l'uomo nostri. Ma capito, sì, sì. Ma certo che farò giustizia. Andate a casa adesso, andate in pace. Pace e bene. State tranquilli, pace bravo, e bene. Bravo, Don Argante. Abbiate pace. L'ho chiamato come te, Argante. Benedicilo. Ah, ti benedico. Portacci sua mozzica. Ma che dopo? Ti benedico, vi benedico. Andate in pace. Tornate nelle vostre case. E dite ai vostri figli che avete visto Don Argante e vi benedice, benedico voi. Pace e bene, andate, andate in pace. Orlando, Orlando. Si può sapere che succede? Ma non lo so. La casa è piena di pecore. Pecore? E poi c'è Argante su una sedia, sembra il Papa. Sembra il Papa? Ma io divento matto, io non ne posso più. Io non ne posso più. Ci possono sentire. Non posso più di stare qui.
chiuso, come in prigione, senza aria, solo, come un topo. Un po' di pazienza, è questione di giorni. Sono 2 anni che è una questione di giorni. Quello ci sotterrà tutto. Ma che ci posso fare? Come eravate bello su quel seggiolone, sembravate il Papa. Sì, è il Papa, ho avuto paura con quei contadini, altro che... Ma io non ce l'ho con loro. Ah, non ce l'avete con loro. È gente ignorante, non sono responsabili. Io ce l'ho, vedi, c'è. Alzatevi. E ce l'ho con quel mascalzone del fattore, pure mi aveva detto che i contadini si volevano ribellare. Ma non a voi, don Argante, ma a quel disgraziato che li tratta come schiavi. Non aspettano che il vostro ritorno per dimostrarvi la loro devozione, perché vi amano. E tutte vi amano, anche io vi amo. Eppure io ti amo, ma non ti avvicina con sto capoccione, puzzi come una pecora. Stava a far qua. Non preoccuparti per Argante. Non fa niente senza consultarmi. Lui farà tutto quello che gli dico io. Però l'altro giorno, con quella storia degli scudi nascosti in camera, ho avuto l'impressione che ci prendesse in giro. Ma cosa dici? Lui prendere in giro noi? Stai scherzando? Intanto però non ha firmato. Firmerà, firmerà. Ha fiducia in me. È ancora innamorato. Lo sai che voleva fare ancora l'amore? È una gran mascalzone. Per questo mi piaci. Ma anche se firma, la firma al testamento non basta. Che vuoi dire? Che dopo che ha firmato, devi eliminarlo. Eliminarlo? Ma certamente. Con tutte le medicine e i clisteri che prende, non ti sarà difficile. Sì, signore, che noi sono le cose. Tu c'hai ragione. Che è stato? Che ha usato commettere questo sacrilegio? Sei troppo buono. Chi è? Dottor Burgone, ha visto? Ho visto, sì, don Argante. Spero che mi spiegherete il significato. Non lo so il significato, non mi sono accorto di niente, stavo a dormire. Quando ho visto le pecore, credevo di sognare. Ma sì, beh, non sognate! Svegliatemi e venite a vedere! Dove? Venite con me a vedere! Che? Che devo vedere? Guardate! Guardatevi in giro! La riconoscete? È la vostra camera! Vi sembra la vostra camera questa? Guardatela! Guardate! Hanno distrutto tutto! Hanno rubato le vostre medicine! Ecco la tragica realtà! Guardatevi in giro! Mi sembra la camera di un malato questo. E spiegatemi, come farete a vivere qui senza più medicine? Senza più medicine! Ma che è successo? Mi piace. Ma non sembra più neanche la stanza mia. È bella. Ma come usate dire bella? È bruttissima, invece è bruttissima. È brutta, dice, ma... Ma chi è stato? Lei. Lei è la colpa di tutto. Tonina. Sei stata tu? Sì, don Argante. E perché? Che vedevo di? Le pecore hanno distrutto tutto. E così ho rifatto tutta la stanza. Ho pensato di far bene. Hai pensato male? Volevi farla morire, forse? Come faccio a curare don Argante adesso? Non posso far di più, nemmeno un clistere. Nemmeno un clistere? Eh già, a meno che non la faccio nel vostro cappello. Visto che si è rotto anche il cesso. E il cesso si è rotto? E come faccio io? Andrete in bagno, come tutte le persone normali. Don Argante non è una persona normale. Don Argante è un malato. Molto malato. Don Argante ha bisogno di cure costanti e costose. Costosissime. Don Argante ha bisogno di fare almeno 2 clisteri al giorno. Ha bisogno di pulire il sangue. Il sangue? Con che tutto c'è meno che le medicine. Sono sparite. Sono ritornati tutti i miei vestiti di broccato, fiori, frutta. Ma le medicine non mi dirai mica che sono state le pecore, che hanno aperto i cassetti? Le pecore vanno dappertutto, si sono bagnate tutto. Brutto bugiardo, come hai osato interferire con me? Rispondite all'ordine! No, che stai a dire? Che ordini? Qui ordini do solo io. Sono io il padrone qui. E poi lei deve rispondere a me, perché sono io il malato. Ma come fate il malato senza l'aiuto della medicina? Della medicina? Come faccio? Il malato senza l'aiuto della medicina. Don Argano, fate più. Non faccio più. E i clisteri? E i clisteri? E i clisteri? Non li fate. Ma non li faccio. Cosa avete detto? Non ho ben capito. Ho detto che i clisteri non li faccio più. Non fate più il clisteri. No, vedi che ha capito. Ma dunque, se ho ben compreso, voi rifiutate le prescrizioni del vostro dottore. Basta! Questa è un'audacia. Levati! Incredibile!
La vostra è una cospirazione, un complotto contro la medicina! La vostra scienza, dottor Purgone, don Argante, non la merita più, come non merita le vostre cure. Dovete lasciarlo al suo destino. No, aspetta, non esagerare, questo mi lascia davvero. Che stai... Ed è giusto che vi lasci, vero, dottor Purgone? E allora, poiché vi siete ribellati alle mie cure e alla mia autorità, io vi abbandono al vostro cattivo sangue e all'intemperie delle vostre viscere. Ma al vostro fegato corrotto, alla crimonia della vostra bile e delle vostre secrezioni. Bene, bravo, giusto. Grazie. E presto sarete incurabile. Cadrete nella batipepsia, dalla batipepsia alla dispepsia, dalla dispepsia alla pepsia, dalla pepsia alla liemteria, dalla liemteria alla dissenteria, dalla dissenteria all'idropisia e dall'idropisia alla privazione della vita, cui vi avrà condotto la vostra follia. Addio. 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 Ma come addio? Addio. Per sempre. E no, aspettate. Dottor Purgone, quello se ne va davvero? Sì. E adesso? E adesso ne facciamo a meno, di lui e di tutte le porcherie che vedava. Ma dici davvero che erano porcherie? Le medicine mie. E adesso non ci so più. E come la difendo sta malattia? E se mi sentissi male, senza i clisteri, come faccio io? E come faccio senza più i dottori? Ci sono sempre qua io, don Argà. Le curo io. Io so come si fa. Lo sai come si fa? Sì. Sei tanto cara, Donina, ma non sei un dottore. Con che mi curi, che non c'è più niente? C'ho tutto io per curarvi, don Argà. Anche meglio. Sì? Sì. Lo so, ma... E se mi prende la bradipepsia? E se poi precipito nella dispepsia? Che? E dalla pepsia alla dispepsia? Sì. E dalla pepsia alla lienteria? E dalla lienteria alla dissenteria? E dalla dissenteria all'idropisia? E dall'idropisia all'areofagia? E dall'areofagia all'androfobia? E dall'androfobia alla distonia? E dalla distonia alla rosolia. E dalla rosolia alla sensomania. E dalla sensomania alla nevralgia. E dalla nevralgia l'antipatia. E dall'antipatia la simpatia. E dalla simpatia all'allegria. E dall'allegria alla tachicardia. E dalla tachicardia alla follia. E dalla follia? Dalla follia alla privazione della vita. Sì, della vita. Oh, mamma mia, bella, amore mio. Tonina mia, avevi ragione. Tu lo sai come si fa. Mi sembra un miracolo. Ma lo sai che io già mi sento... Certo che lo so. Come vi sentite? Vi sentite un uomo normale? Sì. Io lo sento. Davvero? Sì. Lo senti? Sì. E allora? Ma che stai a dire? Ma che si è sentito male? È stata una disgrazia tremenda, poverino! È morto! Don Argante, che stai dicendo? Sei matto? Sì, signore, è proprio morto! Stiamo lì con lui! Di colpo! Gli è successo del colpo! Andate via! Povero tutti, via! Mio. Povero padrone! Mettila! Poverino! Maledetto! È riuscito a morire prima di firmare il testamento! Deve essere stato il cuore che gli ha ceduto! Era così allegro che se l'aspettava! Andiamo, vieni! Gravissima. Ma di che perdita parli? Un uomo disgustoso, insopportabile, con la pancia sempre piena di clisteri. Ah! Luigina, che ci fai tu qui? Sono accorsa prontamente, appena ho sentito la ferale notizia. Ah, sei accorsa prontamente, eh? Fai vedere un po'. Fammi vedere. Ah, brutta ladra. Ah. Non toccare niente, che qua è tutto mio.
Signora, credevo che fossi addolorata. E di che? È una tale liberazione, è finito un incubo, sono proprio felice. Anche se non ha firmato il testamento. Tonina, ma che è successo qua dentro? È cambiato tutto. Le pecore, signora. E poi al povero Don Argante non servivano più le medicine, e allora io ho messo tutto in ordine. Ah, sì? Allora tu che hai messo in ordine? Non hai trovato scudi, oro, ricevute, eh? No, niente. Luigina, ti ho detto di non toccare niente, hai capito? Ah, ci sei anche tu. Brava. Fai grandi gesti, te ne vai di casa, ma appena senti odore di denaro, eccoti qua. Accomodati. Va a dargli l'estremo saluto, vai, vai. Sei contenta, che è morto senza testamento? Così ti prendi tutto tu. Mio povero, dolce, dolce, infelice padre, la vita non è stata generosa con voi. Non vi ha dato molte gioie. Luigi, se prendi qualcosa t'ammazzo. Ma quello che non posso sopportare. Dammelo. E gli avevi perduto proprio il momento. Ti ho detto che è mio, dammelo. No, di cui mio, ero stata dura con voi. E così non ho potuto chiedervi scusa. Tutta ladra. Ladra siete voi. E non ho potuto nemmeno dirvi quanto vi amavo. Quanto, nonostante tutto, nonostante la vostra malattia, io vi rispettavo. Provateci. E avrei fatto qualsiasi cosa pur di vedervi guarire. Ma qui non c'è niente, ha nascosto tutto. Perdonatemi, padre. Perdonatemi adesso, se potete. Ma insomma, tu che gli stavi sempre appiccicata. È possibile che non lo sai dove teneva le monete, i titoli? Sì, certo. Dove? Nella cassaforte. E dov'è? Qui. C'è una cassaforte. A me non l'ha mai detto. E anche a me l'aveva detto. L'ho scoperto per caso oggi. Chiusa, maledizione. Sai dove teneva le chiavi? Stanno appese al collo del povero padrone mio. Vieni qua, Angelica. Vieni qua, vieni. Ma che fa? Fa paura, eh? Quando ero vivo non c'avevi paura, ma adesso da morto. Appena t'ho acchiappata sei schizzata per aria come una palla. Maledetti! È stato uno scherzo! Come vi siete permessi? Non fanno bene il morto, eh? Ci avete creduto tutti. Ma perché l'hai fatto? E te lo spiego, Lucrezia. L'ho fatto per capire. Guardate, non c'è niente di meglio che morì per capire la vita, per capire la gente, per capire quelli che ti vivono vicino, quelli che credi che ti vogliono bene e invece fingono. Fingono per convenzione, per convenienza. E finché vivi, fingeranno sempre, ma quando sei morto, allora sì che vieni a sapere tutta la verità. La verità di tutto e di tutti.
E anche la tua, quella che c'hai dentro, quella che ti fa soffrire, quella che tieni segreta perché ti vergogni. Sapere che tua moglie sta a letto col notaio. Lo sapevi? Malato in casa e il notaro bussa al tuo portone. Te poteva ammazzare tutti e due. Non mi avrebbero messo neanche in galera perché ammazzare un ladraccio come il notaro e una moglie fedifraga come te, forse il Papa mi avrebbe dato pure una decorazione. E invece non ho fatto niente. No, perché ho capito. Sì, perché vedi, ho capito che la colpa di tutto quello che è successo in questa casa è anche mia. Se la gente rubava, so io che gli ho permesso di rubare. Se tu m'hai tradito, Lucre, so io che ti ho messo in condizione di farlo. Ecco, questo è quello che ci ho guadagnato a far malato. Ma è stato bene, sai, perché questo mi è servito per guarire. E adesso vattene, Lucre, vattene via. Sparisci, non ti fa più vedere da me. No, non ti preoccupare. Ti darò tutto, tutto quello che ti aspetta. Compreso quello che mi volevi rubare quando mi stavi a stacca al collo, bello che è morto. Addio, Lucre. Fate il fagotto e vattene. E dentro al fagotto metteci pure questa, che non è roba mia, si vede pure. Luigi, te ne devi andare pure tu. Basta, non parlare più con quell'uomo, andiamocene. Ecco. Che qui non è più casa nostra. L'hai capita, eh? Siamo state offese ed umiliate. Ma ci penserà il tribunale a difenderci. Sì, mandaci il notaro. Luigi, via qua, via da papà. Tu non sei figlia mia. E la gente dice che sei antipatica, ma io ti ho voluto bene. E sentirò la tua mancanza. Dietro va papà, quando vuoi. Tiè, Luigi. So 10.000 scudi, tutti per te. Spenderli bene, Luigi. E non ne dà neanche una mamma. Uno? Ma neanche mezzo, lo giuro. Sei bugiarda, ma stavolta ti credo. Ciao, Luigi. E buona fortuna. Padre. Angelica, cara. Vieni, bella, via da papà. Padre. È tutto finito ora. Siete guarito. Sì, sono guarito, ma non è tutto finito. Adesso viene il bello, vero? Sì, Don Argà. E Claudio, il tuo Claudio, dove sta? Come, lo sapete? Gliel'ho detto io. E dove sta adesso? Sto qua. Non è mica brutto. E come va la ferita? Va meglio? T'hanno curato bene, eh? Non abbiate paura, ce ne andiamo subito. Ce n'è? Ce n'è chi? Angelica e io. Sì, bravi, andatevene. Così vi restano a tutte e due. Io non sono un pigliacco, non mi nascondo io. Ah, no? Ah, scusa, allora non avevo capito. Ma tu che fai qui? Ma come, prima ti dia la bomba e poi ti nascondi a casa mia? Voi non potete capire. Ah, no, eh? Che cosa? Che quelli che volete ammazzare forse muoiono? Ma che muore anche tanta gente innocente? Ma come potete giudicare? Che ne sapete voi di quello che succede fuori se vi siete chiusi in casa dentro il vostro letto? Certo, a casa a fare l'ammalato. E quanta gente come me si dà ammalata e non esce più di casa perché ha paura di uscire, ha paura di quello che c'è fuori? Ah, e secondo voi è giusto? È bello vivere così? È bello che la gente non si occupa di quello che succede fuori soltanto perché c'hanno paura? No, ma non puoi neanche impedire alla gente di avere paura. Il sangue, la violenza, la gente non li vuole. Se voi credete veramente di aver ragione, parlate, spiegatevi, fatevi capire. Il mondo si cambia con le idee e non con le bombe. Hai capito? Io sì che ho capito, ma la verità è che il Papa, i potenti come lui, le vostre belle parole non le capiscono. Capiscono solo le bombe loro. Sì, e allora voi che fate? Ammazzate tutti? Sì, padre, tu hai ragione. La vita è piena di crudeltà e di orrori. Tu ti sei sempre nascosto dietro la tua malattia. E Claudio dietro la violenza. Sì, è vero. Fino ad oggi è stato così. Ma adesso ormai questa commedia è finita. Cambiamoci le parti. Se tu vuoi veramente bene Angelica e lei ti ama, Fra Narciso vi sposa, così tutto risolto. Tu resti qui al sicuro e hai tutto il tempo di riflettere sulle tue idee. Diglielo un po'. Claudio, ti prego, fa come dice mio padre. Signore, va bene, accetto la vostra proposta, ma solo per il momento. Certo, solo per il momento. Giusto il tempo che Roma si scorda di quello che gli hai fatto. È così, Roma. Speriamo che non si sia scordata di me, è tanto che padre, non mi vede. Padre, che? Siete... Siete... Siete che? Sei sì. Felice? Sì, tanto. Bravi, andatevene, ma... Oh, pensate solo a voi, eh? E soprattutto pensate ad essere felici. Quella felicità che spero adesso di ritrovare io, che non faccio più il malato. Sì,
Ma non sarete solo, però. Che vuoi dire? Lo sapete voi, padre. lo so sì, che non sono più solo. Quando stai? Sto qua, don Argà. Eh? Sto qua. Vi sto aspettando. Sì. Ammazzo! Oh, porca mignotta! Vi siete fatto male, don Argà? Ammazzo, un po' più. È che io ste cose non le posso più fa. Ma chi l'ha detto? Eh? Sembrate un pupo. E quanto siete bello. Proprio bello. Come il sole. Eccomi qua. Don Argante. Padre, come siete bello, don Argà. Io? Tu sei bella, Donì. Tiè, attacca da me. Oh. Donina, salutate. Don Argante. Aprite il cancello. Oh, damo, salutate. Venite, don Argante. Don Argante. Che fai, Vince? Aspetta. Opro io. Volete aprire voi? Va bene. Ah, ecco la Roma mia. E quella sarebbe la gente che mi faceva paura. Dammi il bastone, va. Andiamo, Donì. No, no! Dio, Madonna! Madonna, mamma mia! Ma c'è stata! Laggiù! Eccolo là! Hanno tirato la bomba! La bomba? I mortacci loro! Che famo? Volemo rientrare! Volemo rientrare! Ho detto che uscivo, esco. Vince, chiama la carrozza. Bravo, fate bene. Voglio andare a vedere. Sì? Sì, è chi là, io vedo. In bomba e poi non gliene frega più niente a nessuno. È proprio vero. Andiamo, Donì. Grazie, solo. Vince. Che, conto da solo. Arrivederci a tutti! Arrivederci! Sogno di guardare dentro se stesso! Sembran ben facili le parole tue, ma periglioso è camminare per lo sentier che porta verso lo mistero.